arrivato terzo agli Euroindoor di Parigi quest'anno. Per fare un augurio, Giacomo, a Gennaro Di Napoli, diciamo che l'Italia ha una grande tradizione nei 1005, ha vinto la prima edizione con il grande Beccali, Mimì Beccali. Ecco, e qui poi Cacio e il Di Napoli sono stretti la mano. Poi la grandissima vittoria su questo stadio, in questo stadio, un giorno, cioè nel 1971, di Franco Ciccio Arese, che ha vinto praticamente qui alla grande. Si vedete stasera nel nostro salottino alle 22:15. E poi la medaglia d'argento di Gennaro Di Napoli, come tu hai detto, a Spalato, pertanto auguri. Meritava a Gennaro la vittoria. Dubus a fianco lui, Gennaro Di Napoli, molte maglie azzurre, 28enne. Allora si qualificano intanto i primi quattro e i quattro migliori tempi vanno in finale. La gara è importante, vogliamo seguire la qualificazione di Napoli, se i suoi terrori sono spariti, se non accusa quel torpore dovuto a questa notte infame dell'altro giorno. Purtroppo sarà una gara tattica e lui deve fare molta attenzione con le leve lunghe che ha, deve trovare una posizione molto, molto tranquilla e molto comoda per poter correre senza tanti cambiamenti di ritmo e senza tanti intruppamenti. Ecco, questo è il consiglio da dare a Gennaro Di Napoli. Gennaro Di Napoli è il tempo più veloce dell'anno, seguito da Eric Dubus e da Zorco. Nell'altra batteria c'è O'Sullivan Herold, poi c'è anche Gary Luff. Deve fare molta attenzione all'uscita praticamente, adesso a non intrupparsi nel gruppo, nella parte centrale. Eccolo qui in primo piano per Gennaro Di Napoli, che è esploso vincendo gli europei junior dell'87. L'attacca subito Gennaro, non vuol perdere la corda, bravo Gennaro, a fianco a lui c'è Rudiger Stenzel, il tedesco, e poi fermo in Cacio al largo, poi all'interno c'è Alanen, il finlandese. Cacio cerca spazio, non lo trova. Guardate che bella sicurezza, la falcata di Gennaro, che vuole essere in testa, non vuole correre rischi. Bravo Gennaro. Sì, potrebbe sicuramente essere più tranquillo stando davanti, senza avere troppi toccamenti e troppi tagli di passo. Sta lasciando uno spazio all'interno, poi si infila Bruton, l'irlandese. Primo giro controllato. Potrebbe solo non vedere il momento in cui lo attaccheranno nella parte centrale della gara. Dunque, in testa Gennaro Di Napoli, dietro Bruton l'irlandese e Stenzel il tedesco. 59-31. Cacio, ecco Cacio che vuol passare, sta passando Cacio e chiude, si affianca a Gennaro, vogliono fare la corsa insieme, ma viene fuori anche altri che vengono all'attacco, e in pensa il francese, e il belga è Dubus. Si anima la gara, un po' chiuso Gennaro, attenzione che lui ha la falcata ampia, problemi a trovarsi avanti gente del passo corto. In pensa se n'è andato con Dubus e poi il tedesco Rudiger Stenzel, e poi Di Napoli e Cacio insieme, che quasi si parlano, si spettonano. Gennaro si allarga per cercare spazio. Dovrebbe essere una gara un po' tirata per Gennaro Di Napoli, è sicuramente Gennaro un po' indietro in questo momento a controllare davanti in sesta posizione. Allora Infant, Brutus, poi Bruton insieme, Dubus, Bruton, Stenzel e insieme Cacio con l'inglese che si è spassato avanti il lap molto bene. Gennaro è in ottava posizione, ora deve stare largo, mancano 650 metri al traguardo. Battaglia, Dubus non vuole correre rischi, anche lui a leve lunghe tiene la testa. Anche perché recuperano quattro tempi. Senza l'impensa, ecco che Gennaro, benissimo, sta facendo la sua gara intelligente, ha superato Bruton, si è portato ora all'altezza di Cacio, quindi Dubus, Stenzel, Cacio e Di Napoli Zorco, con Bruton all'interno, sta avendo poi Zorco ora, con la maglia bianca e pantaloncini blu alle spalle di Gennaro. Dubus, Stenzel, Cacio ora, poi Bruton, Gennaro dietro Cacio. Gennaro al largo in seconda corsia insieme a Cacio, vai Gennaro tranquillo, gara intelligente, gruppo allungato, dovrete avere più problemi. Dubus, Cacio, Di Napoli e Bruton all'interno, si infila intelligentemente Cacio, bravo e cotto Dubus, comunque cerca di controllare anche Gennaro, attenzione Gennaro,
non si fa reincastrare da Senzel, attacca Tubus, risponde Cacio, fanno le prove, poi Brutus e Gennaro Di Napoli, indietro Senzel, gli altri sembrano tutti non in grado di sprintare, c'è il francese Cechemani, attenzione a Cechemani che si sta infilando, Gennaro, Tubus e Cotto, vai Gennaro, fingi non ti fermare, niente da fare, è crollato Gennaro Di Napoli. Un finale tremendo, Caggio su Bruton. È però è buono il tempo, Giacomo. È buono il tempo, 3:37:18 potrebbe essere ripescato, ma non è in condizioni comunque. Niente da fare, pensate a Monte Carlo, ha corso Gennaro in 3:34:52. È una gara differente. Io non voglio trovare scuse, ma sta succedendo qualche cosa di strano nella compagine azzurra. Un'altra cosa, Giacomo, correre una serie, una batteria secca, una serie secca come si corre nei meeting, e correre queste batterie dove bisogna per forza correre in 37-38 negli ultimi 300 metri.